L'occasione è molto importante e non tanto soltanto perché ritorna, come da qualche tempo si è iniziato a mostrare, Alessandri, Lorenzo Alessandri, che con la cura e l'attenzione di Concetta Leto da qualche tempo è tornato ad essere un pittore di cui si parla dopo un lungo silenzio che lo aveva sovrastato in vita e ovviamente anche in morte. Ma è assai raro che un artista morto risorga attraverso l'esistenza o la trasmigrazione della propria anima in un'altra persona che lo tiene vivo, ed è il caso appunto di Concetta Leto, che ha continuato a far vivere Alessandri dopo la sua morte. Io peraltro l'avevo anche conosciuto in quella casa che sarebbe dovuta essere conservata come un santuario, e ne avevo osservato l'inclinazione tra il mistico e il misterioso, fra l'ognostico e il criptico, qualcosa che richiedeva una necessità di conoscenza che va al di là di quello che si vede, come se importante fosse far vedere quello che non si vede, non quello. Quindi un pittore per sua natura antirealista, anche se pronto a rappresentare una realtà visibile, quindi lontanissimo dalle ricerche astratte e informali che hanno dominato gli anni della sua vita. Mi ha sempre colpito che Alessandri fosse il più determinato a tenere in vita un'idea straordinaria che indica una lacuna della ricerca artistica italiana del Novecento, che in Francia ha una prepotente presenza di surrealisti e in Italia ha dei sognatori che non si sa come chiamare, che vanno da Clerici, Agnoli, a Guarienti, che io ho sempre guardato con attenzione e che a un certo punto ho denominato surrealisti padani. In realtà, prima di me, lui, insieme a Alessandri, insieme a Dabacuc e altri valorosi artisti, aveva creato il movimento Surfanta, che era una formula per parlare di fantasia e di surrealtà, una dimensione di fantasia che sta sopra le cose, cioè non solo la fantasia con cui tu prefiguri o figuri una realtà che non esiste, ma qualcosa che va oltre la fantasia perché sta nelle sfere del divino o di quello che è dentro di noi o di quella che è la parte spirituale di ogni uomo. E questo oggi appare, non dico di attualità, ma perlomeno tale da far discutere su qualcosa che è stata pretermessa o cancellata dalla tradizione italiana. Ingiustamente, quando penso a Stanislao Lepri, penso a tanti che io ho interpretato come gnostici e surrealisti e che non si sa bene come catalogare, vedo in Surfanta un movimento che ha cercato di dare loro nome e dignità. Poi ognuno è andato per la sua strada. Tra l'altro Abacuc è ancora vivo, Alessandri è vivo attraverso come dire, la trasmigrazione della sua anima in un altro corpo, che consente oggi di vedere una mostra assolutamente sorprendente di doppia attualità, perché l'idea di parlare di Tibet, che è cosa che appartiene alla sensibilità culturale occidentale da circa 30 anni, e quindi è entrata nella opzione possibile di chi di cultura e di formazione occidentale e cristiana, in realtà cerca l'evasione in un mondo lontano che ha nel Tibet il suo riferimento, in una religione mite, che ha un suo rappresentante del Dalai Lama, che è diventato poi molto consueto incrociare anche in Italia, e la sua figura e le sue parole sono diventate quasi un lessico quotidiano anche in Italia. Ma negli anni in cui di Tibet si occupa Alessandri, l'escursione in Tibet era una curiosità individuale e un'avanguardia di quello che poi è avvenuto. La familiarità che oggi abbiamo col Dalai Lama ha come suo profeta Alessandri. Quindi l'idea che oggi si faccia il Tibet di Alessandri, quindi non si dia luce soltanto alla sua personalità pittorica, ma anche a questa apertura verso un mondo sconosciuto ma così presente, dimostra un'intuizione formidabile che al di là delle declinazioni sotterranee, misteriose, magiche che connotano la sua opera, indica uno sguardo lontano, un orizzonte che va oltre la differenza
che c'è fra un mondo e l'altro, fra Occidente e Oriente, c'è un Oriente dell'Occidente e un Occidente dell'Oriente, e c'è poi la violenza che la Cina ha fatto contro il Tibet, cancellando l'identità nazionale e anche l'identità religiosa, quindi costringendo il Dalai Lama a un esilio perpetuo o a una dimensione comunque di chi non può stare nel luogo dove ci sono i templi e i culti a cui egli indirizza la sua spiritualità. Allora noi, vedendo questa mostra che il Consiglio Nazionale del Piemonte ha voluto, siamo trasferiti in Tibet attraverso la fantasia e l'intelligenza di uno che ci è arrivato prima, di un precursore, di una specie di profeta di quel mondo, che ci mostra le montagne sacre, che ci mostra la buddhità, la montagna scolpita, e il Kirtipur, il teatro della mia quinta morte, che adatta alla sua esistenza di piemontese, misterioso e magico, il mondo di tibetano della religione buddista. Io non so se potesse assumere qualcosa di autenticamente buddista Alessandri, al di là della curiosità per quel mondo. Non è una scelta mistica o religiosa, è una scelta razionale, cioè allargare la propria sensibilità culturale a un mondo diverso per amore della ragione, per una lucida visione delle cose e non per una passiva accettazione di una religione in modo fideistico. Per cui il rapporto con il Tibet di Alessandri non è come quello di Richard Gere o di chi abbraccia una religione per consolarsi di quello che non ha nel proprio mondo. È una forma di ampliamento della curiosità che lo avvicina sul piano umano a uno dei grandi intellettuali del Novecento, che si chiama Giuseppe Tucci, che è stato sicuramente il suo maestro spirituale nell'indirizzarlo verso la scoperta di quei mondi che oggi sono diventati popolari, e il Dalai Lama è un leader religioso popolare, ma allora erano invece un culto della conoscenza per pochi. E Giuseppe Tucci, insieme a Giovanni Gentile, fondò l'Ismeo, poi Isiao. E questo mi pare l'elemento più interessante di questa occasione, perché quello che il governo ha ucciso cancellando quell'ente straordinario, quell'istituto che è l'Isiao, rinasce a Torino attraverso questa mostra. Cioè l'attenzione verso un mondo che un artista, al di là della conoscenza scientifica o intellettuale, ma attraverso la conoscenza poetica e creativa, ci mostra davanti, è quello che noi, in maniera incosciente, con governi senza cervello, abbiamo nel novembre del 2011 visto sparire per un decreto di Tremonti e non so quale altro ministro, che hanno ritenuto che l'ISIAO, cioè questo istituto superiore per l'India e l'Estremo Oriente, l'Africa, fosse un istituto inutile. Ora, se c'è un momento in cui la conoscenza di quei mondi con la grande migrazione è essenziale e quel sapere che dal 1933, quando fu fondato l'ISIAO, diventerebbe una ragione di conoscenza storica e quindi un luogo dove assumere informazioni su quelli che diventano nostri simili, perché nell'arco di 10 anni saranno assimilati, e assimilare qualcuno vuol dire farlo proprio simile, come accade che alcuni italiani diventano americani dopo essere emigrati, così accade che persone che vengono dall'Africa o dall'Estremo Oriente abbiano ovviamente nel tempo un'assimilazione. Ora, avere il luogo della conoscenza nell'Ismeo Poisiao chiuso e smantellato proprio qualche mese fa, io ho visto mentre portavano via i mobili, è un atto criminale di un governo incosciente che cancella la memoria storica anche di quello che oggi sarebbe utile per la conoscenza della varietà delle posizioni, delle religioni, dei culti, degli atteggiamenti psicologici, quelli che pongono il mondo in un conflitto invece che in un dialogo, e quindi stabiliscono una guerra di civiltà invece che un dialogo di civiltà. Quel dialogo Tucci lo cercò di tener vivo, e poi fu il suo successore Gherardo Gnoli a dover liquidare il patrimonio del Isiao, che oggi appunto è disperso. L'idea è che mentre Roma smantella quell'istituto, Torino nella sua attenzione, nella sua sensibilità ai valori culturali, invece riconsacri attraverso la visione di un artista, mi pare un fatto che ha una sua nobiltà e una sua bellezza, è come una compensazione poetica di quello che abbiamo perduto sul piano razionale.
e un poeta o un pittore, in questo caso, che interpreta in poesia il mondo del Tibet, è la migliore garanzia, è il migliore lasciapassare per entrare in quel mondo. Ci entri come qualcosa che ti è familiare. Il Tibet diventa familiare attraverso Alessandri, al di là delle scelte magari snob di qualcuno che si fa buddista, ma attraverso invece la conoscenza, la ragione, l'approfondimento, la passione per quel mondo che è dimostrato da molti dipinti, uno dei quali vediamo qua alle spalle, dove lui rappresenta quello che ha visto, quello che ha sentito, quello che tiene in sé del mondo orientale del Tibet. Penso al meraviglioso altopiano inciso e a visioni straordinarie che lo affiancano ai pittori più visionari del Novecento, fra i quali egli ha un posto speciale, e dall'altra parte ci mostrano anche una sua rappresentazione di quel mondo attraverso una collezione. La sua è un'altra collezione che ci portano davanti idoli, sculture, testimonianze, bronzi, legni policromi. Insomma, la mostra non è soltanto una mostra di quadri di Alessandri, ma di una serie di documenti, di rappresentazioni, di opere d'arte, di idoli che sono parte della collezione di Alessandri. Quindi la collezione Dorie, vedo qua, oltre a quello che lui ha individuato con il proprio gusto, il proprio divertimento, la ricerca, il viaggio. Ecco, e quindi qui vediamo questa bellissima visione di Lhasa, dove gli elementi di fantasia e gli elementi di visione si sovrappongono a una realtà che in sé è visionaria, perché il Tibet è visionario. Il Tibet esiste, ma è come se stesse in un luogo della mente più che della realtà, ed è più nella mente che nella realtà. Quello che i cinesi hanno sequestrato con l'occupazione del Tibet in realtà è uno spirito, è una identità interiore. Ognuno di noi ha una parte di Tibet dentro di sé. Io nominai temporaneamente Salemi, quando ero sindaco di Salemi, capitale del Tibet, intendendo che il Tibet è una condizione dello spirito, uno stato d'animo, è una dimensione interiore. Ora, nessuno poteva dirlo meglio, rimanendo profondamente occidentale, profondamente italiano nella pittura, anche se nella fantasia creativa della sua dimensione surfantesca, meglio di Alessandri. Alessandri racconta quell'Oriente come se fosse parte del patrimonio culturale di un uomo occidentale, quindi con il suo individualismo, con la sua dimensione religiosa sul piano della cultura religiosa, in un dialogo straordinario di civiltà. E la sua pittura fa diventare quotidiano, fa diventare familiare, almeno quanto il Dalai Lama, il mondo tibetano. È un'operazione che era poco conosciuta. Io avevo visto molte opere di Alessandri piene di riferimenti ai mondi magici, riferimenti a una dimensione spirituale esoterica, ma non conoscevo, se non forse episodicamente, alcune immagini che qua sono invece messe in sequenza seriale di questo viaggio nel Tibet e di questo trasporto del Tibet in Occidente. Qualcosa che mi fa pensare al miracolo difficile da spiegare della traslazione della Santa Casa di Nazareth a Loreto. Uno arriva a Loreto e vede la Santa Casa di Nazareth. Essa dovrebbe esserci arrivata attraverso quattro angeli che hanno sollevato dalle fondamenta la Casa di Nazareth per portarla a Loreto. Ecco, un'operazione analoga fa con il Tibet Alessandri, come se egli avesse portato quella civiltà radicandola e facendola atterrare nel nostro mondo, e attraverso la sua pittura, attraverso riferimenti che fanno intendere che quello è il mondo che gli rappresenta, rende occidentale l'Oriente tibetano e quindi riesce a non tradire la sua fantasia, il suo mondo, la sua visione, le sue montagne. Se noi vediamo alcune montagne del Piemonte, è difficile sottrarsi all'assimilazione a queste con Icaro era triste, in cui non sai bene se sono montagne nostre o montagne orientali. E questo vale anche per la conversazione tibetana. Insomma, molti di questi quadri sono una compiuta fusione di Oriente e Occidente. Ora, lo studio di quello che ha rappresentato Alessandri per la riscoperta del Tibet e per la sua presenza della nostra cultura è affidato insieme
all'introduzione che io ho fatto a questo libro, il catalogo della mostra, a Bruno Protigliatti, a Herberto Lobue, a Roberto Vitali e a Roby Rubiolo, che hanno tenuto vivo non solo il culto di buddista nell'interpretazione di Alessandria, non solo la memoria di Alessandria del Tibet, ma anche la specialissima rappresentazione che egli ci dà, tutta riportata in una dimensione creativa, cioè c'è non documento, non fotografia, non so se ci siano anche interessanti testimonianze fotografiche, ma trasferire il Tibet della pittura vuol dire sottrarsi al documento per fare diventare sogno quel mondo, un sogno che ha un punto d'appoggio nella realtà, ma che poi diventa la dimensione appunto surfanta che lui ha elaborato sul piano estetico. Dobbiamo questa raccolta di studi e di interpretazioni tra il recupero del pittore e la sua visione del Tibet a Concetta Leto, che con ostinazione da molti anni persegue la resurrezione di questo pittore e oggi ha trovato forse la chiave giusta, perché il Tibet è talmente popolare e presente nella nostra coscienza che forse attraverso il Tibet sarà possibile riguardare con maggiore rispetto e maggiore ammirazione l'opera di Lorenzo Alessandri, che ha dato questo suo contributo così originale alla riscoperta di un mondo che ci appartiene. Come ci appartiene il Tibet nella visione che ne abbiamo, ci appartiene anche il Tibet di Alessandri.